È un grande Milan, è un grande Milan, ragazzi. 4-0, 4-0 qui allo stadio della Dinamo Zagabria. Stiamo assistendo ad una gran bella partita. Finalmente, finalmente in Champions un Milan autorevole, un Milan autoritario che è venuto qui a comandare il gioco e soprattutto a vincere. Siamo contenti perché abbiamo assistito dal vivo ad una bella prestazione del Milan, ad un'ottima vittoria. Milan secondo in classifica a questo punto nel girone, quando manca solamente lo scontro diretto contro il Salisburgo, che ha perso contro il Chelsea. Quindi Milan che sta vincendo 4-0, siamo praticamente nel recupero. Tra l'altro vi svelo che qui la postazione da giornalisti è davvero a un passo dalla panchina di Stefano Pioli, ma la visuale non è proprio la migliore per raccontare una partita. Ma importante è raccontare insieme a voi questo 4-0. Gol bellissimo da parte di Gabbia, che ha aperto le marcature dopo aver salvato anche con un ottimo intervento sulla linea di porta. È stato bravo a salvare in quell'occasione, davvero difensore, e poi è stato altrettanto bravo a buttarla dentro per il primo gol con la maglia del Milan in Champions League per Davide, per Matteo Gabbia. E finisce qui 4-0, senza neanche concedere recupero. Il Milan vince 4-0, 4 palloni alla Dinamo Zagabria, una partita totalmente condotta dai rossoneri, una partita a senso unico, grande entusiasmo. C'è stato anche un bellissimo supporto da parte dei tifosi del Milan, della curva sud, che è venuta fino a qui a Zagabria per applaudire, incitare i rossoneri, che meritano di vincere e di salire al secondo posto in classifica. Qui c'è Pietro che indica le 4 pappine rifilate appunto alla Dinamo Zagabria: 3 all'andata, 4 al ritorno, 7 in totale. Diciamo che tra i migliori in campo sicuramente Sandro Tonali, che pennella l'assist per il gol di Gabbia, poi sicuramente anche Ismael Benasser, che a centrocampo fa quello che vuole. Diciamo che sono stati bravissimi anche Leao, perché si è procurato il gol del raddoppio del 2-0, e non ci dimentichiamo Olivier Giroud, che trasforma anche il rigore del 3-0. Poi c'è stata l'autorete provocata sempre da una sgroppata di Rafa Leao. Insomma, gran bel Milan, pagelle molto voti molto alti in pagella per i rossoneri, a cominciare anche dallo stesso Tatarusano, che è sembrato molto molto più sicuro rispetto al solito. Super Kalulu, bravissimo Kier, bravissimo Gabbia. I centrocampisti nemmeno a nominarli, perché Tonali e Ismael Benasser sono davvero strepitosi in questo Milan. Nel finale anche Rebic ha avuto l'occasione di segnare il 5-0, così come Krunic. Purtroppo i due tiri sono finiti fuori. Bravissimo tra l'altro anche il portiere avversario. Quindi un ottimo Milan che vince 4-0, sale al secondo posto in classifica nel girone E, alle spalle del Chelsea che ha battuto il Salisburgo, e ora manca solamente un punto matematico per la qualificazione agli ottavi di Champions League. L'obiettivo si sta avvicinando, come era già dichiarato alla vigilia da parte di tutta la dirigenza, da parte di tutto il Milan. Quest'anno l'obiettivo è andare agli ottavi di Champions League, e la partita di settimana prossima, l'altra contro il Salisburgo, sarà decisiva. Da Zagabria è tutto, un carissimo saluto da parte mia, abbiamo vissuto una bella serata di sport, e quindi vi auguro davvero una bella serata. Ci sentiamo domani con tutti gli approfondimenti per questo Dinamo Zagabria Milan 0-4.